Allora, Nikkei CGN nel 2030, credo che sarà quella parte della CGL, come dire, che cercherà, come fa anche adesso, di intercettare i nuovi bisogni del mondo del lavoro, di rappresentarli e di contrattare, con le aziende, ma anche con il territorio, delle risposte a questi nuovi bisogni. Io credo che uno degli aspetti fondamentali della mia esperienza a New Deal, che è di 2 anni, è proprio la velocità con cui sono cambiati questi bisogni, perché è cambiata anche la platea dei lavoratori precari, questo sia per insomma, le riforme legislative che per altri cambiamenti del mercato del lavoro. Io credo che sarà sempre quella parte di CGL a contatto con il lavoro che cambia, con le modalità di lavoro che cambiano e inevitabilmente quindi con nuove tematiche che verranno poste al centro della contrattazione. Del resto, il tema stesso del coworking, della rete Passwork, è riprova di questo. Lì è stato il nostro incontro con un nuovo bisogno di una platea nuova per noi, quella dei freelance, dei collaboratori, dei liberi professionisti, che ci ha portato il suo nuovo bisogno, quegli spazi di lavoro, e ci ha stimolati a fare un passo diverso da quelli fatti fino a quel momento, quindi a pensare anche a un modo di fare sindacato diverso. Ecco, io immagino che nel 2030 saremo chiamati ancora a fare questo e probabilmente a farlo sempre con maggiore velocità, perché le tendenze in atto ci dicono che i cambiamenti sono sempre più veloci.